arrestata e un suo assessore alla sanità aveva un leggero conflitto di interesse. Aveva tre aziende ortopediche commissionate con altri. E lui dice, non sapevo come fornisce io. Dicevo, non avevo la gente. Sì, tutte fonde, no, non sapevo, sono amici privati che si scambiano 40 milioni con questa faccia da chirichetto stuprato dal parlo, come dire, però fa da dire. Ma lui non potrebbe neanche stare lì perché al quarto mandato, 25 anni, c'è una legge che dice due, la sinistra non dice niente perché in Emilia Romagna c'è radica al terzo. Io l'abbiamo denunciato noi come movimento, l'abbiamo denunciato, non è detto che noi non facciamo niente, facciamo un sacco di cose, non vengono fuori dai giornali, dalle televisioni, ve le devo dire io. Abbiamo mandato la denuncia al domicilio presso la regione Lombardia, la denuncia è andata a casa sua, non ha casa, non c'è casa, se andate a vedere c'è un palazzo in costruzione, è un nome, non ha casa. E allora abbiamo fatto l'istanza, il giudice ci ha condannato, certo no, hanno ragione loro. Ma se c'è una legge regionale che impone due mandati, 2-4, ha ragione lui, ma dico sì, perché si sono appellati a una legge, io sono un magistrato e devo parlare alla legge. Poi mi ha preso in disparte, ha accetto il magistrato, il giudice mi ha detto, guardi, lei ha perfettamente ragione, ma certo mi sta prendendo per il culo, sì, ha ragione, ma io devo applicare la legge. E la legge dice, nazionale, due mandati, però la regione Lombardia ha la facoltà di non recepirla. Loro non recepiscono, noi invece dobbiamo recepire. Quando ti arriva Equitalia dovresti dire non recepisco, vai a fare. E allora noi siamo qua, ad ammazzarci, due al giorno, ma non è possibile, si devono ammazzare loro. Loro non possono neanche lasciarlo il paese. Non lo lasceranno il paese. Perché adesso non c'è più niente da fare, i soldi non ci sono. I giornali li mollano perché non hanno più finanza, li mollano le televisioni, quando li molleranno la polizia, non c'è un politico che venga in mezzo alla strada. Io sono andato a fare una tournée a Londra, a Parigi, il ministro dell'energia inglese, quando lo aspettavo in Parlamento, è arrivata con la bicicletta, in Danimarca girano così. Vedi il re di Danimarca che prende l'auto. Ma se noi dovessimo fare un giorno fra 20 anni un monumento a questa classe politica, ma vi rendete conto che noi abbiamo avuto Pertini che viaggiava in seconda classe, Terracini, abbiamo avuto persone come che non ne fregavano un cazzo del potere, abbiamo avuto Ambrosoli che ci ha lasciato la vita per far codare 4 cazzo di conti al banco Ambrosiano, ve lo ricordate o no? Falcone e Borsellino, ma pensa se noi avessimo Borsellino Presidente della Repubblica invece di questa roba che c'è. Ma ve ne rendete conto di 20 anni che cazzo abbiamo fatto? E non possiamo fare niente, certo? Non abbiamo votato ancora. Prima non c'era, era lo stesso, PD, era la stessa cosa, l'abbiamo dimostrato qua col sondaggio. Adesso c'è una soluzione, c'è un'alternativa. Non so se è quella giusta. Lascialo stare. Non so se è quella giusta. Allora hanno paura. Hanno una paura fottuta, sono tutti lì a aspettare che io dica una frase come la Norimberg. Ho detto una nuova Norimberg, perché ho detto che questi qui non devono andarsene. Loro se ne andranno quando saranno processati dal tribunale pubblico e avranno restituito con interesse tutto quello che hanno rubato. Noi gli daremo degli attenuanti e loro dovranno affrontare dei lavori di utilità sociale. E appena perderanno, perché io sono andato all'Alfa, qui ad Alessio, una cosa di 2 milioni di metri quadri di vuoto, con gli operai da 3 mesi fuori, con la polizia in assetto di sommossa, con donne anziane, vecchie, lo vedevi anche i poliziotti, non ce la fanno più. Ho parlato, si vedeva dagli sguardi, poteva essere sua madre quella che era lì, no? Hanno stipendi da fame, non ce la fanno più, appena molla, la polizia, i carabinieri, appena li mollano, è la fine. E non possono scappare, saranno processati, soldi lì, e adesso chiederemo di per cortesia, lo facciamo per cortesia, con gentilezza, noi non siamo violenti, ci lasciano un attimo fare la porta, perché non vorrei poi andare a cercare, siamo sulle spese, io di nuovo con Khan per cercare questi paesi.
Allora, hanno una paura fottuta nei loro sondaggini, sanno dove stanno precipitando, non c'è più niente fuori, prendono in tasca di te con i discorsi. Questo qui, questo Casini, questo qui che parla di sincerità, di trasparenza, non che quando il presidente dell'UDC, l'Unione dei Carcerati, vi ricordate quando c'era Cuffaro, quando ero sotto processo, lui disse, se arrestano per mafia Cuffaro mi dimetto, lo disse in televisione. Appena l'hanno arrestato Cuffaro, andò in televisione e disse, bel coraggio questo uomo, che c'è, vogliamo veramente credere a questa chiamica, a questi fantasmi, e sono fantasmi, è già il passato, non sono rappresentati, non sono stati eletti dal popolo, sono stati nominati. Non abbiamo una legge elettorale che ci ha permesso di scegliere, e noi eravamo in piazza, e noi c'eravamo a fare il bidet, a raccogliere le firme per mandare via 350.000 firme di giorno, i condannati dal Parlamento, due legislature e il voto di preferenza. Noi c'eravamo in piazza, eri tu che non c'era. Allora bisogna che ognuno di noi rischi qualcosa, non si può mettere una croce e stare lì. Guardate che loro hanno delle percentuali bassissime. Bassissime, non andranno mai alle elezioni, perché se vanno alle elezioni sono morti. Abbiamo fatto un sondaggio qui ed è vero. Allora non ci vanno, cercheranno di fare brogli, sondaggi finti, spostare le elezioni, perché possono spostare. Se spostano le elezioni quel paese così non lo so, io non posso più proteggere nessuno, perché c'è gente che mi dice delle cose che io dico state qua. Hanno saputo che viene Vespa, Bruno Vespa a registrare qualcosa. Ma è uno, un ex militare, ma vengo io, ti faccio il plastico dello studio di Vespa, ma te lo faccio col plastico che usiamo noi in Afghanistan. Questo inferno, vai lì per una vita. Allora, hanno delle percentuali che se andassero oggi alle elezioni e se mettono uno sbarramento per tirare fuori noi, per non farci andare oltre il 10%, se mettono, supponiamo, uno sbarramento del 10%, c'è veramente il rischio che non c'entrino loro in Parlamento e ci dobbiamo entrare noi per forza. Allora signori, i progetti per la vostra città dell'industria non sono loro. Avete adesso un'alternativa, ho un piccolo salto nel buio, non ti posso mettere per iscritto quello che faremo, se ti farà piacere o meno, non lo so. Ho un salto nel buio con il Movimento 5 Stelle, ho un suicidio assistito con questi qua. Io vi abbraccio e adesso eccoli qua. Guardate